Dopo aver sconfitto la mente criminale che si celava dietro Emma, ci troviamo con 30 punti legame e una nuova abilità che costa 15 punti. Alla faccia, però. Però qui ancora uno fanno recuperare SP e gli assalti a tutta la squadra. Beh, che dire. Soldi ben spesi. Vuoi 20 punti? A questo punto quei 5 punti me li tengo da parte. Dobbiamo scegliere con chi uscire, quindi fammi vedere. C'è il gruppo di ragazze tutte assieme e là in fondo vedo Ryuji e Yuzu, che poverini da soli. Vabbè, iniziamo da loro. Oh, Phoenix, sei occupato? Stavamo pensando di andarci a prendere un tè e chiacchierare un po' per passare il tempo. Possiamo fare al massimo un'altra fermata prima dei festeggiamenti. Vuoi andare a Tembato con le Diane e le altre? Va bene, sì. Ottima idea, Phoenix. Perfetto, andiamoci insieme allora. E se ci andavo da solo? Era più divertente, magari. Wow, questa vista è mozzafiato. Wow, siamo davvero in alto. Guardate quelle luci laggiù, è davvero emozionante. Sì, si vede tutta Osaka da quassù. Fa strano pensare che di recente abbiamo combattuto proprio lì. Scommetto che questa vista vale molto di più ora che abbiamo sconfitto Konoe. Se solo fossimo riusciti a sistemare anche Wada. Non ti preoccupare, la ruota gira, Morgana. Vabbè, possiamo lasciarla a Zenkichi. Nel frattempo dovremmo solo goderci il panorama. Ehi, cos'è quella cosa laggiù? Dalla forma sembra familiare. Magari ha delle tasche misteriose o roba così. In che senso tasche misteriose? Rip. Ciao. Quella è la mascotte di Tembato. Si chiama Benzaimaru. Si dice che pregarla porti fortuna negli affari. Ha senso. Una divinità appropriata per una città commerciale. Inari piangerebbe di gioia se fosse qui. Era giù di morale per aver finito i soldi del suo premio. Ora mi sento in colpa, povero Yusuke. Oh no. Credo che andrò a pregarla. Farò qualsiasi cosa affinché l'azienda abbia successo. Porca troia. Sei una ship che effettivamente non si vede in giro. Stavo giusto pensando. Aria è piena di soldi, Yusuke no. Mettiamole assieme. Non ho mai visto se ci sono fan art di loro due assieme. È vero, le loro carte sono Emperor e Empress. Starebbero benissimo, tra virgolette, assieme. Non so se questo sia veramente il manga, ma ti prego, è bellissimo. Io invece esprimerò il desiderio di ricevere più lavoro come modella. Tu hai qualche desiderio, Phoenix? Voglio la grana. La felicità dei miei amici, oh. Credo che esprimerò lo stesso desiderio. Voglio la grana, ma ti prego. Bene, visto che siamo qui, preghiamo tutti assieme. Vorrei riuscire a calcare un palco famoso insieme alla creme della creme e magari mangiare anche qualche dolcetto nel frattempo. Con la creme, giustamente, no? Vorrei che tutti i miei dipendenti e clienti potessero avere sempre il sorriso sulle labbra. Vorrei che LeBlanc avesse successo, senza troppa gente però. Vorrei che mia sorella e i ladri fantasma fossero sempre felici, anche nei momenti più difficili. Forza, anche tu dovresti esprimere un desiderio. Il mio desiderio è... Non lo sapremo. Tutti hanno espresso i loro desideri. Ok, manca poco ai festeggiamenti. Dovremmo andare. Sì, è l'ora della festa. Ho trovato un posto ottimo. Spero che non vediate l'ora di vederlo. Guarda là, che meraviglia. Che cosa? Sono felice di essere qui con te. Ah, un coppiette. Grazie dell'invito ad uscire. Cosa facciamo ora? Cavolo, ci sono coppie ovunque. Beh, ha senso, dato che ci sono le vacanze estive. La vista notturna e l'atmosfera sono magnifiche, quindi credo proprio che sia il posto ideale per un appuntamento. E voi siete lì in 6, più o meno. Non contiamo Morgana e Sofia, li conto come metà e quindi li unisco. Ehi, Phoenix. No, Sofia, zitta, rovini tutto. Se dovessi venire qui con qualcuno durante un appuntamento, chi sceglieresti? Eccolo, l'ha detto. Wow, che patata bollente. In realtà sono piuttosto curiosa. Anch'io voglio saperlo. Chi è, eh? La persona che amo. Oh. Ma vogliamo sapere chi è? Questa. E indica Futaba. Sta dicendo che non è nessuna di noi. Andiamo, dacci qualche dettaglio. Sono d'accordo. Questa è un'ottima opportunità. Quindi credo che potresti almeno darci una risposta come si deve.
Sofia, in che cazzo di guaio mi hai messo? Perché si stanno scaldando tutte? È colpa tua, Sofia. Oh cavolo, potrebbe volerci un po'. Ho fatto una bella chiacchierata con tutti. Era ora di andare, quindi ci siamo riuniti tutti insieme per festeggiare. Come sempre, Deus Ex Machina, non ci fanno rivedere le cose, però ce l'hanno fatta. Bene, brindiamo questo caso totalmente chiuso. Alla salute! Ah, lo so, ma ci vuole proprio dopo un lavoro ben fatto. Va bene, nonnetto. Sono curioso, perché è proprio Universal Land? Non puoi non visitare Universal Land quando passi da Osaka. E poi ho pensato che avesse l'atmosfera perfetta per festeggiare. Ottima idea, Lady Anne. Sei proprio il fatto tuo quando si tratta di scegliere un posto. Cosa? Dovresti farti assumere qui. Faresti un sacco di soldi con la tua forma del metaverso. Ehi, non trattarmi come una specie di mascotte. Questo luogo mi riporta alla mente i festeggiamenti dell'anno scorso. Quando è morto il padre di Haru in diretta? Abbiamo condiviso una parte importante delle nostre vite, e non solo come ladri fantasma. Anche se quest'ultima esperienza è stata piuttosto diversa rispetto a quella contro i signori dei palazzi. Alice Eragi, Ango Natsume, Mariko Yodo, Akira Konoe. È indubbio che andassero fermati, ma per ognuno di loro c'erano circostanze molto complesse. Non che voglia negare i crimini che hanno commesso, ma è impossibile catalogarli semplicemente come malvagi. Hai ragione, hanno sofferto tutti moltissimo. Chiunque a un certo punto può smarrire la strada o trovarsi in difficoltà, e la cosa impatta spesso permanentemente nella personalità. Ma la più grande prova del carattere di una persona sono le azioni che compie dopo aver superato le avversità. Quanto ai monarchi, ognuno di loro è stato sfruttato nel momento in cui era smarrito. Hanno risvegliato i cuori di chi li circondava per confermare le loro idee e per non dover accettare le loro vere personalità. Comunque, un destino simile potrebbe tranquillamente capitare a ognuno di noi. Se qualcuno fosse venuto da me, mi lantando di avere i mezzi per risolvere tutti i miei problemi nel mio periodo più buio e disperato, non posso negare che forse anch'io sarei sprofondata in un dilemma simile. Noi però ci sosteniamo a vicenda. Già, penso che ce la caveremo alla grande. Eccolo che cerca di fare il figo come al solito. Se qualcuno di noi fosse nei guai, nessuno degli altri lo abbandonerebbe a se stesso. Io stesso sarei totalmente fottuto senza di voi. Ma quando siete con me, mi sento come se potessi conquistare il mondo. Ryuji. È vero, ci conviene tenere d'occhio Ryuji in particolar modo in futuro. Oh, il pugno della giustizia potrebbe risorgere ancora. Perché deve essere quella la prima cosa a cui pensi? Ha ragione, che potremo contare gli uni sugli altri, non smarriremo mai la retta via, qualunque sofferenza affronteremo. Oh, i ladri fantasma staranno benissimo, ve lo garantisco. Perché lo dici come se non fossi una di noi? Anche tu sei una ladra fantasma. Giusto, Sofia, Zinkichi e tutti noi insieme siamo i ladri fantasma. Grazie a tutti. Va bene, continuiamo a tenere alto il morale. Godiamoci quest'ultima notte ad Osaka. E vai, campai. Oh, ci siamo divertiti un mondo a Universal Land. Sai cos'è? Mi dispiace che non facciano troppe scene animate in questo capitolo. Almeno in Royal, o comunque in Persona 5 normale, molte scene erano animate in qualsiasi modo. Ah, la testa mi sta uccidendo. Sto ancora patendo tutta quella soba di ieri sera. Anch'io ho un po' di nausea. Sintomi elaborati, siete affetti dalla cosiddetta sbornia, dico bene? La soba non ti fa sbronzare. Sembra più che quello lì si sia rimpinzato troppo, mentre quell'altro ha sbattuto la testa contro il soffitto quando si è esaltato a dismisura. Oh, ho capito. Davvero, non date informazioni confuse alla povera Sofia con le vostre assurdità. Pare che voi dannati marmocchi facciate chiasso come al solito. Ecco il nonnetto. Zenkichi, abbiamo visto il notiziario. Ottimo lavoro con l'arresto di Konoe. Grazie per tutti gli sforzi. Già, ma c'è ancora l'ultimo sospettato da portare dentro. Proprio così, Owada. Prenderò presto un volo per Tokyo. A quanto pare dovremo separarci per un po'. A presto allora. Certo, appena avremo sistemato ogni cosa. Beh, ho ancora un po' di tempo. Immagino di dover salutare i miei soci come si deve. Oh, patatone.
Allora, riguardo Emma, il dipartimento di polizia metropolitana eseguirà una perquisizione della Tokyo Radio Tower, dove si trovano i server di Emma. Vi contatterò una volta che avrò saputo quando saranno disattivati i server. Quindi, se avete ancora delle cose da fare nelle prigioni, ora è il momento. Ah, giusto, quando Emma verrà disattivata probabilmente le prigioni spariranno. Meglio assicurarci di non aver dimenticato nulla. Forse conviene ancora dare un'occhiata in giro a Osaka. No, dottore. Venite da me quando avrete sistemato tutto e lo comunicherò al mio capo. Oh. Quindi ci stai dando giusto il tempo per finire le ultime missioni. Sembra che siano andati tutti a sbrigare le loro commissioni. Perché non ti fai un giretto nei dintorni? Potresti anche occuparti delle richieste delle prigioni che non hai ancora esaudito. In tal caso ti basterà fare un salto al ritrovo. Questo potrebbe essere l'ultimo scampolo di tempo libero del viaggio. Assicurati di non lasciare niente incompiuto. Quindi fammi giusto vedere. Che richieste ci sono rimaste? Il sovrano del gelo. Ok, tutto il resto? Tutto il resto finora è a posto. Fantastico, siamo stati bravissimi. Non so se farvi vedere tutto lo scontro a questo punto, però andiamo ad affrontarlo. Oh, Zenkichi, ciao. Era iniziato tutto come un semplice accordo e alla fine mi sono ritrovato a far parte del ladri fantasma. E chi se lo aspettava? E non solo, mi avete anche insegnato a cucinare. Non mi aspettavo che dei marmocchi rompipalle come voi potessero essere così premurosi. Ma è grazie a questo che ho potuto vedere Akane sorridere di nuovo. Quel curry delle blanche è davvero notevole. Io non ho fatto altro che fare affidamento su di voi. Perciò, quando sarà il momento, lasciate che vada per i fatti miei a sistemare questa faccenda. Ah già, quasi dimenticavo. Akane continuava a insistere perché vi prendessi un pensiero. Quindi, ecco, questo è da parte nostra. Un portachiave a forma di manganello. Lo so, un manganello della polizia non sembra un regalo adatto a un ladro fantasma, ma credo che non ti starebbe così male. Oh. Sarebbe figo dare una ripassata a uno di quei viscidoni con un'arma così semplice. È l'eroe a fare la differenza, non l'arma, dico bene? Sai, ai vecchi tempi i fuggitivi finivano sempre per diventare detective. Magari potresti fare lo stesso e diventare un agente. Magari sì. Easy. Ah sì? Beh, quando sarà quel giorno sarò io a impartirti gli ordini, intesi? No. Mi avete aiutato a ritrovare qualcosa che avevo perso molto tempo fa. Se un giorno dovessi trovarti nella mia stessa situazione e non sapeste cosa fare, beh, fatemi un fischio. Sarò l'uomo che avrei dovuto essere tempo fa. Oh, mamma mia, come ti si fa a voler male, Zenkichi, dai. Portachiavi manganello. Riduce il danno fisico alto. Attenzione, questo è buono. Questo è buono da dare a Futaba quando magari sta hackerando. Non male, Zenkichi. Ehi, Haru, che ci fai nascosto? Ah, ecco perché. Mi stavo chiedendo perché eri qua nascosta. Sono andata a vedere come se la cava uno dei nostri punti vendita. Si stanno dando da fare così tanto. E non solo, i clienti sembrano anche molto soddisfatti. Voglio che tutti, nessuno escluso, si sentano a proprio agio nei nostri ristoranti. Dovrò lavorare sodo come loro quando saremo di nuovo a Tokyo. Oh. Prima di andarcene allora, massaggiamo ancora una volta i piedi alla statua. Ecco fatto, magari ci dà un po' di fortuna extra. E compriamo dell'altro granchio. Oh, Phoenix, sono contenta che tu sia qui. Avevo voglia di mangiare takoyaki prima di partire, ma grazie a un sorteggio ho vinto un ordine extra. Potresti mangiarlo tu al posto mio, non penso di farcela da sola. Oh, grazie. Il takoyaki fortunato. Quindi, torniamo al camper. Vediamo cosa c'è nel negozio, Sofia. Ci infiltriamo nella prigione di Sapporo. Ah, com'è bello, Joker in primo piano. Visto che il boss è di ghiaccio, io farei che nonostante tutto Yusuke, per quanto sia forte, lo toglierei. Lascerei Zenkichi, Sofia e metterei Han, per ovvia ragione. E speriamo che Lady Han non prenda troppe botte. Ecco qua il nostro grosso nemico. Dite che... No, ovviamente non potevo targettarlo. Non avrei potuto fare nulla, neanche volendolo. Oh, King Frost, ma guarda un po'. Bello simpaticone tu. Ecco fatto. Il signor delle nevi è stato sconfitto. Non vi ho fatto vedere il combattimento perché alla fine è un nemico normalissimo con un fottio di difesa extra, ma quasi ingiustificata anche.
Veramente, credetemi. Visto che abbiamo anche completato questa richiesta, eccola qui. Grazie. Io direi che prima di andarcene andiamo un attimo nella stanza di velluto. Vediamo quali sono i requisiti per creare. Possiamo creare trombettiere anche. Trombettiere è un'ottima persona ed è di tipo nucleare, abbastanza resistente ed è debole solo al fuoco. Si potrebbe fare. Tanto Norma e Sarvastati lo posso riprendere, che almeno c'ho media rama. Trombettiere almeno sarebbe un'ottima persona nucleare. Sinceramente non sto puntando a fare le persone perfette perché non ho ancora abbastanza capacità e conoscenza di questo gioco, ma creare delle buone persone forti può essere già un risultato. Per esempio Thor è sicuramente buono, ma debole a due cose. Anche no. Kurama Tengu, idem. Buona persona, debole a due robe. Non va bene. Questo invece non è male perché non ha tante difese, ma ha solo una debolezza, che è la luce, e non mi sembra che ci siano molte persone che la usino. Re Frost invece vuole un Jack Frost e un Jack O'Lantern a livello 40 entrambi. E la madonna, Jack Frost posso ancora capirlo, Jack O'Lantern, santo dio, portarlo a livello 40 solo per fare quella fusione, anche no. Yatagarasu è buono, questo me lo ricordo, è fighissimo, però mi serve Set e Arabaki. Posso farlo con altre cose? No, Set serve per forza. Però possiamo fare Cerbero, che ci serve Rajanaga e Otorus. Otorus è abbastanza indietro. Allora, io inizierei col fare trombettiere per ora. Vediamo cosa mi posso portare. Mediarama sarebbe una buona scelta. Mazionga medio non è tantissimo. Io farei Mediarama e Mazionga a questo giro, solo perché così mi tolgo sia l'healer sia il tipo fulmine. Non perché ce ne sia bisogno, per carità, però sono trombettiere. Il suono della mia tromba annuncia morte e calamità. Sarò la tua maschera, armonizziamoci. Devo essere sincero, questa persona, da quello che so, nel 3 e nel 4 è potente. In Royal credo di non averla usata. Voglio fare Cerbero, voglio fare Cerbero. E ho solo una fusione per farla, Otorus e Rajanaga, per forza di cose. Quindi vediamo quanto mi costa portare Otorus al livello 50. Sicuramente troppo, sicuramente troppo. Questa è una di quelle cose che non mi piace di questo capitolo, appunto, perché cosa mi vuol dire che devo per forza portare al livello esatto? Figa, 1 milione di punti per portarlo al livello 50. Tutti i punti che ho, ma tu sei fuori. No, 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 no. Hai capito nulla tu. Guarda, va bene così e vado, grazie Lavenza, grazie di tutto. No, ma vedi perché questo capitolo è strano? Cioè, perché io devo essere obbligato ad avere per forza una persona a un determinato livello per fonderla? La cosa bella di Royal o Persona 5 in generale è che se fondevi due persone, tipo una a livello 70 e una a livello 5, ti usciva comunque qualcosa di mezzo che era figo. Che in realtà non era neanche importante che fosse 5 o che fosse il livello 70 quella persona, perché se era una persona iniziale, quella era una persona finale, quella che ti riusciva fuori era una persona di mezzo.